La mia posizione è sempre la stessa. Credo che il punto centrale sia oggi avere una forte presenza in Libia. Quanto agli obblighi e ai denari che noi investiamo come Italia, beh, mi permetto di dire che siamo, credo, il terzo, non mi ricordo, contributore delle Nazioni Unite, delle organizzazioni delle Nazioni Unite per ciò che riguarda, ora ti do le statistiche dopo perché non ce le ho qui, ma insomma siamo tra i primissimi contributori delle Nazioni Unite per gli investimenti, per l'intervento dei caschi blu, per esempio, e delle missioni. Beh, mi spiegate per quale motivo la Libia, se devo ragionare semplicemente in termini squisitamente economici, noi i soldi li mettiamo, vorremmo che fossero spesi anche in Libia, però questo atteggiamento, nonostante la nota formazione politico-economica di Platero, è sicuramente anche da lui non condiviso. Non è certo un ragionamento semplicemente economico quello che porta a giustificare l'intervento da una parte e dall'altra. Noi siamo contributori di tutte le organizzazioni internazionali delle quali facciamo parte in misura decisamente superiore a tanti altri. Oggi però la partita non è capire se passiamo dall'1,8 all'1,9 o se andiamo a intervenire in modo diverso sull'ONU, la partita è capire che la Libia è un luogo assolutamente fondamentale per tutti coloro i quali hanno a cuore la sicurezza, la pace, la prosperità di tutta l'Europa e non soltanto dell'Europa del Sud. Aggiungo, così sono davvero nei tempi, come sapete al termine di questo venerdì di celebrazioni e di ricorrenze, sabato il nuovo presidente ucraino presta giuramento, comunque c'è la cerimonia di ingresso al potere del presidente Poroshenko, ma domenica c'è un altro tanto importante passaggio in Egitto che vorrei sottolineare, perché dopo le elezioni in Egitto si apre, speriamo, una stagione di stabilità anche in quel paese. Noi lavoreremo perché l'intera area del Mediterraneo, che come sapete è stata oggetto della prima visita ufficiale fatta dal nuovo governo italiano in Tunisia, in questo caso, possa essere l'avamposto di una grande scommessa culturale, economica, civile e quindi di conseguenza, fatemelo dire, politica con la P maiuscola.